perché i poveri selvaggi. Teresa di Lisieux, 1873-1897, in Storia di un'anima, dice: a lungo mi sono chiesta perché il buon Dio avesse delle preferenze, perché le anime non ricevessero tutte lo stesso grado di grazie. Mi stupivo quando vedevo che elargiva straordinari favori ai santi che l'avevano offeso, come San Paolo o Sant'Agostino, e che per così dire li obbligava a ricevere le sue grazie. Oppure, quando leggevo la vita dei santi che il nostro Signore si è compiaciuto di accarezzare dalla culla alla tomba, senza lasciare sul loro cammino alcun ostacolo che impedisse di innalzarsi verso di Lui, e anzi prevenendo queste anime di favori tali che non potevano assolutamente sciupare lo splendore immacolato della loro veste battesimale. Mi domandavo perché i poveri selvaggi, per esempio, morivano, nella maggior parte, senza aver nemmeno sentito pronunciare il nome di Dio. Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero. Mi ha messo davanti agli occhi il libro della natura e ho capito come tutti i fiori che ha creato sono belli e che lo splendore della rosa e il candore del giglio nulla tolgono al profumo della violetta o all'affascinante semplicità della pratolina. Ho capito che se tutti i piccoli fiori volessero essere rose, la natura perderebbe il suo addobbo primaverile. I campi non sarebbero più smaltati di fiorellini. Lo stesso accade nel mondo delle anime, che è il giardino di Gesù. Ha voluto creare i grandi santi che si possono paragonare ai gigli e alle rose, ma ne ha creati anche di più piccoli, e questi devono accontentarsi di essere pratoline o violette, destinate a rallegrare lo sguardo del buon Dio quando lo abbassa ai suoi piedi. La perfezione consiste nel fare la sua volontà, nell'essere quel che vuole che siamo. Inoltre ho capito che l'amore di nostro Signore si rivela nell'anima più semplice, che non si oppone in nulla alla sua grazia, tanto quanto nell'anima più sublime. Infatti è proprio dell'amore il sapersi abbassare, e se tutte le anime somigliassero a quelle dei santi dottori che hanno illuminato la Chiesa con il fulgore della loro dottrina, mi sembra che il buon Dio non scenderebbe abbastanza in basso venendo nel loro cuore. Ma egli ha creato il bambino che non sa nulla e lancia solo gridolini. Ha creato il povero selvaggio che ha come sola regola di comportamento la legge naturale, e proprio nel loro cuore si degna di scendere. Quelli sono i fiori di campo che lo rapiscono con la loro semplicità. Abbassandosi fino a questo punto, il buon Dio mostra la sua infinita grandezza. Nello stesso modo in cui il sole illumina contemporaneamente i cedri e ogni fiorellino come se fosse l'unico sulla terra, così il nostro Signore si occupa in modo particolare di ogni anima, come se essa non avesse simili. E come in natura tutte le stagioni sono disposte in modo da far schiudere nel giorno prefissato la più umile pratolina, così tutto corrisponde al bene di ogni anima. Commento: Santa Teresa di Lisieux è stata la guida mistica del Cerchio Firenze 77.